Quest'anno Gusto in Scena è cambiato completamente. Dopo 10 edizioni ci è sembrato giusto nell'undicesima fare un cambiamento di rilievo. E allora ci abbiamo pensato parecchio e poi è uscita l'idea di portare l'attenzione del congresso sul prodotto di qualità. Il prodotto di qualità è essenziale per fare una cucina e soprattutto la cucina del Senza, che continua ad essere il filo conduttore di tutto. Quindi in pratica sul palco del congresso sono saliti i produttori col prodotto di qualità e hanno raccontato delle cose molto curiose e interessanti, perché la loro selezione è avvenuta da parte nostra cercando di portare prodotti che avessero delle caratteristiche diverse e soprattutto persone molto portate, diciamo, a cercare la qualità sempre. Ieri, nonostante fosse domenica, siamo riusciti ad avere quasi tutti operatori, con grande soddisfazione delle cantine che ci hanno fatto i complimenti, che hanno potuto dialogare con dei potenziali compratori bene, in modo completo. Oggi, vedete alle mie spalle, oggi è sempre stata la giornata degli operatori, quindi lo sono in pratica tutti, ma la domenica si è superata rispetto al solito per questa ragione. Quindi direi che i complimenti che abbiamo avuto ci hanno fatto molto piacere, possiamo parlare di un grande successo di Gusto in Scena.